Devo dire con molta sincerità che questo libro di Alessia arriva in un momento molto particolare, nel quale naturalmente le tesi che lei sostiene e che argomenta in questo libro con ricchezza di particolari e di episodi non sono così popolari. Il protezionismo è elettoralmente più efficace, ma c'è un'ambiguità semantica molto forte, perché io credo che nel momento in cui stiamo vivendo, esattamente dopo il 2007, 2006, 2007, 2008, le fasi di grande espansione e dopo la crisi, la domanda più forte che è arrivata da tutti i cittadini di tutto il mondo, lo si è visto, è stata quella di protezione di fronte a un mondo incerto perché messo in crisi nei suoi paradigmi per come era strutturato precedentemente e che si trovava a vivere in una situazione di incertezza. Quindi la richiesta è stata quella di protezione. Il protezionismo semanticamente richiama questo tipo di messaggio, ma da un punto di vista di efficacia è pericoloso già nel breve termine, non solo nel medio. È pericoloso perché noi viviamo oggi in un mondo che non è lo stesso nel quale si viveva in altre fasi della nostra storia. La nostra storia è stata sempre segnata, la storia del mondo è stata sempre segnata, ho cercato di richiamarlo nel libro, da fasi di grande globalizzazione e apertura seguite a fasi di chiusura. Ma il mondo nel quale ci troviamo oggi è un mondo che è molto più interconnesso di quanto mai sia stato nel corso della storia, e anche le catene del valore, quindi la produzione, è molto più globale di quanto non sia mai stato prima. E quindi chiudersi oggi, banalmente, i dazi che impone Trump oggi rispetto ad alcune materie, nell'immediato, con gli studi alla mano di centri studi americani che ci dicono nell'immediato possono portare ad un danno non a quel comparto direttamente toccato dai dazi, quindi sicuramente i lavoratori dell'alluminio, dell'acciaio possono avere un beneficio, ma in contemporanea i lavoratori del manufatti di secondo passaggio sono danneggiati immediatamente perché ricevono una materia prima più cara e quindi sono danneggiati immediatamente. La bilancia tra chi viene protetto e chi viene, diciamo, avvantaggiato da questi dazi rispetto a quelli che vengono svantaggiati resta comunque negativa anche proprio per quei lavoratori che Trump vorrebbe, a cui Trump vorrebbe dare una risposta. Quindi è vero che elettoralmente è molto più facile come messaggio, ma fattualmente non è così. Trump oggi si trova ad aver fatto questo annuncio, ad aver intanto escluso alcuni paesi, tra cui l'Unione Europea, e mi permetto di dire la tanto vituperata, la tanto presa di mira Unione Europea, che è riuscita a ottenere, per esempio, di essere esentata solo perché si è mossa unita, perché se ciascun paese singolarmente si fosse mosso non avrebbe ottenuto proprio niente. Proprio perché ci troviamo in un mondo che sta andando verso questi tipi di ricette, facilmente comprensibili ma dannose, a maggior ragione oggi sia utile, io credo, far sentire una voce come quella che io tento di far sentire in questo libro, di chi cerca di spiegare un po' di più una situazione che a mio avviso è più complessa. È chiaro, e questo libro non è affatto una difesa acritica della globalizzazione. La globalizzazione crea degli squilibri, crea e ha creato e continua a creare dei forti squilibri e c'è bisogno di proteggere. Però il protezionismo non è la risposta, il protezionismo rischia di fare ancora più male proprio a quei cittadini più deboli che oggi chiedono esattamente questa protezione. Tu non nascondi gli elementi critici della globalizzazione, mi piacerebbe che tu comunque, che sei ovviamente per il libero scambio, ti soffermassi un po' sugli aspetti critici della globalizzazione e su quello che la politica non ha capito, specialmente dal centro-sinistra, specialmente diciamo, il centro-sinistra europeo, i socialisti europei, che purtroppo hanno avuto problemi in tutti i paesi, ma questo forse poi riguarda anche, diciamo,
il centrodestra europeo e i conservatori, perché anche i conservatori non sono stati in grado di dare una risposta efficace a questi temi sollevati dall'impoverimento relativo della classe media. Sì, è evidente che la globalizzazione, come ogni fenomeno che modifica la struttura economica, porta a una grande sofferenza, perché modificando la struttura va a incidere anche sulla modifica delle tipologie, per esempio, di lavori che sono più o meno richiesti rispetto al nuovo andamento che si crea attraverso il libero mercato. Ci sono interi settori che sono colpiti rispetto all'apertura di scambi, perché diventa meno competitivo produrre in un posto rispetto ad un altro. Questo è sicuramente un tema di grande verità, e sicuramente questo è un tema che non è stato affrontato dall'Unione Europea e dai singoli paesi. Su questo specifico meglio le due diverse responsabilità. Prima di tutto il fatto che ci sia che ci sia questa distruzione, che ci sia quindi un impoverimento di alcuni settori, necessita della capacità anche di pensare ad una nuova modalità di sostegno, di un nuovo welfare che sia più capace di essere adeguato al mondo nel quale viviamo. In fondo noi ci troviamo con una struttura di welfare che è pensata, che è ancora basata per lo più su un mondo che non è più quello attuale, anche a causa dell'andamento dello sviluppo della globalizzazione, e che quindi oggi non è sufficiente a dare le risposte. I socialisti democratici, per esempio, sono stati particolarmente deboli su questo punto, che è il punto dirimente, che è stato una delle parti valoriali più forti da sempre dei socialisti democratici. Quindi io credo che su questo il nostro gruppo politico europeo non si sia interrogato a sufficienza nel trovare le risposte efficaci di come dare una risposta ai nuovi lavori, alla nuova modalità di lavoro e alla nuova competitività che è necessaria dentro un mondo sempre più globale. E su questo è certo, non solo sempre più globale, ma, e questo è un altro pezzo del mio libro, sempre più globale e sempre più tecnologico, perché poi i due fenomeni vanno spesso insieme. Si dà spesso colpa alla globalizzazione della distruzione di posti di lavoro, e non è così, spesso non è così lineare il collegamento, perché tante volte quei posti di lavoro sono più distrutti dallo sviluppo tecnologico, sappiamo bene cosa sta comportando la tecnologizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Quindi questa è un'altra questione sulla quale però i socialisti democratici, per esempio, sono stati troppo deboli nella loro risposta. Secondo tema però riguarda il fatto che l'Unione Europea come fa a rispondere, a prescindere dal gruppo politico, come fa a rispondere a questa esigenza di una nuova protezione? Prima di tutto con regole più forti, perché uno dei grandi temi che ha fatto sì che la globalizzazione non fosse non desse quegli effetti positivi spalmati su tutta la popolazione, è che si è consentito la concentrazione dei benefici della globalizzazione in poche mani e non la distribuzione dei benefici su tutta la popolazione, perché non ci sono state regole per la competitività equa, per esempio, sufficientemente forti, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Finché non ci sono, anche quando parliamo del mondo digitale, per esempio, l'Unione Europea è stata molto debole, per esempio, a andare avanti su un progetto del mercato unico digitale, che va di pari passo con una regolamentazione più efficace della globalizzazione. Quindi se noi abbiamo regole forti possiamo avere un commercio globale più equo, dove anche la redistribuzione è più garantita. Secondo, l'Unione Europea può fare di più su questo fronte, ma purtroppo non può fare molto di più quanto a spesa
in welfare, in formazione, in riqualificazione, perché tutte queste sono competenze dei singoli stati membri. I singoli stati membri, come sappiamo, o non l'hanno fatto o l'hanno fatto in modo non coordinato, e quindi è mancato il tassello che avrebbe consentito di dare quel tipo di protezione. Allora la risposta, io credo, debba essere, sintetizzando, per avere una globalizzazione più equa, non si deve andare verso per avere più equità, non si deve andare verso un protezionismo che continua a definire pericoloso, ma a mio avviso bisogna andare verso più globalizzazione. Più globalizzazione intesa come più forza nelle regole globali, più forza nel poter consentire a soggetti come l'Unione Europea di coordinare non solo alcuni aspetti della politica commerciale, ma tutta la filiera che porta anche a politiche redistributive, a politiche di sostegno, a una capacità fiscale che possano davvero essere efficaci. Questo è un messaggio assolutamente controcorrente in momenti come questi, perché il mondo sta andando dall'altra parte, ma proprio perché il mondo sta andando dall'altra parte, io credo che sia importante far sentire anche questa voce in modo più forte. Se vogliamo mantenere un sistema industriale europeo, non possiamo accettare una competizione iniqua. E dirò di più, non possiamo continuare a sostenere che la globalizzazione ha effetti positivi se ci sono attori così importanti come i cinesi che non ne rispettano le regole, perché è lì che crolla la fiducia complessiva nella globalizzazione. Quindi quello che noi chiediamo come Unione Europea è che ci sia un rispetto delle regole, e per questo dico che l'Unione Europea ha una grande responsabilità e anche una grande sfida oggi che gli Stati Uniti si sono sfilati nel essere la prima a proporre agli altri soggetti delle regole più forti proprio per bilanciare chi, come la Cina, in alcuni ambiti non rispetta queste regole e quindi continua a avere un comportamento non concorrenziale ma di dumping. Sì, sempre in questa legislatura siamo riusciti a ottenere l'approvazione di queste tre fondamentali normative. Uno per la impossibilità di commercio di strumenti di tortura, un secondo, e quindi ovviamente un tema di diritti umani fondamentale, il secondo, quello della impossibilità di commerciare o comunque delle limitazioni per commerciare strumenti di duplice uso, e questo è stato in realtà, questo secondo è stato la modernizzazione di una regolamentazione precedente già esistente, modernizzazione resasi necessaria dal fatto che oggi ci sono degli strumenti tecnologici che sono stati usati per duplice uso e che prima non esistevano neanche. Per esempio quelli del controllo in alcune dittature attraverso i device della libertà dei cittadini, e quindi questi strumenti nella lista dei prodotti che noi abbiamo inserito nella regolamentazione sono stati inseriti questi proprio per far sì che ci sia una regola anche su questo, una protezione maggiore. E terzo, questo dei minerali di conflitto, che è stato un grande successo del Parlamento, perché siamo riusciti a fare in modo che questi, che sono materiali di grande utilizzo, perché tutti i nostri telefonini sono fatti di alcuni di questi materiali, il grande successo del Parlamento è stato quello, proprio andando contro la proposta della Commissione, è stato quello di rendere obbligatorio da parte degli esportatori tutto il controllo della filiera, e non solo fatto in modo volontario da parte degli operatori, di rendere obbligatorio quindi tutto il controllo della filiera per fare in modo che fosse certificato, e quindi una due diligence fino alla fonte per fare in modo che effettivamente questi strumenti e questi materiali non venissero da questi territori. Oggi, e qua non ho potuto inserirlo perché è una novità recentissima, stiamo discutendo, io sono proprio la responsabile di questo file, che è un altro tassello dentro a questo mosaico, stiamo discutendo di una normativa simile per limitare il commercio e l'importazione da parte di paesi terzi
di prodotti culturali, di quei prodotti culturali che rappresentano l'eredità e beni dell'antichità di tanti paesi, che spesso sono utilizzati per il finanziamento di terrorismo, di attività illecite, e quindi noi oggi ci stiamo impegnando, e credo che entro l'anno sarà approvata anche questa regolamentazione, perché anche in questo caso andiamo nella direzione di fare una regolamentazione che cerchi proprio di proteggere ancora in questo senso e di avere una voce molto forte. Quindi in questo è molto vero quello che si diceva all'inizio, stiamo parlando di cose che vanno ben oltre la sola economia, perché qui stiamo parlando di tutela dei diritti umani, di tutela del nostro patrimonio culturale, di tutela dei diritti di privacy, e quindi credo veramente che quando si parla di commercio debbano essere presi in considerazione poi tutti questi altri aspetti. Sì, è molto chiaro che c'è un effetto non neutrale delle politiche commerciali, anche solo pensando al fatto che ci sono alcuni settori che sono stati toccati dall'apertura di commerci, che hanno subito di più e che erano banalmente molto femminilizzati. Il settore tessile è uno dei settori che ha subito, in cui ci sono state le più grandi scossoni in termini di aggiustamenti dopo l'apertura di alcuni commerci, e questo era un settore molto femminilizzato. Oppure il fatto che alcuni servizi cambino nella loro modalità di erogazione a causa di una globalizzazione più spinta, e chi notoriamente usa di più certi servizi sono le donne. Quindi la politica commerciale gli effetti della politica commerciale non sono neutri. È quanto di più lontano si sia mai pensato, perché mai fino a 2 o 3 anni fa si è associato la politica commerciale con un approccio di genere, ma questa è proprio una delle battaglie per le quali mi sono più spesa, e cioè che non esiste politica, di qualsiasi cosa si tratti, non esiste politica che non abbia una prospettiva diversa di genere. Per fortuna questo negli ultimissimi anni è cambiato. Al WTO, nella ministeriale, non l'ultima, non quella di Buenos Aires, ma quella precedente, per la prima volta lo stesso WTO e tutti i paesi lì presenti hanno riconosciuto questo aspetto, e sempre di più stanno emergendo dati che stanno pian piano dimostrando quanto ci sia un effetto diverso, distorto su uomini e donne, di alcune politiche commerciali, e quindi è importante tener conto per evitare che si vada ad aggiungere squilibrio a squilibrio. All'interno del Parlamento europeo, insieme ad alcune colleghe, siamo riuscite, per esempio in questo ambito, a ottenere per la prima volta un finanziamento di un progetto pilota per il quale nei prossimi anni riusciremo a finanziare la raccolta di dati disaggregati, proprio per dare sostanza a queste mie affermazioni e per dimostrare in modo quanto più fattuale possibile che è necessario tener conto di queste diversità, e quindi anche nella gestione, nella decisione delle politiche commerciali che dovranno essere fatte, che si accetti di mettere in campo delle iniziative che tendano a riequilibrare questo divario. Questo sta già succedendo, perché per esempio nell'accordo che la Commissione europea sta negoziando con il Cile, per la prima volta è incluso un capitolo dedicato al gender, e con delle iniziative ad hoc che vanno proprio in questa direzione.